Divenuto imperatore, Costantino non solo fa terminare ogni forma di persecuzione nei confronti dei cristiani, ma nel 313 promulga un editto col quale stabilisce che a nessuno possa essere negata la possibilità di aderire ai riti cristiani o a qualsiasi altra religione. Si avvia così una politica di pacificazione religiosa che porterà il cristianesimo fuori dalle catacombe, facendolo diventare anche un veicolo di stabilità sociale. L'imperatore romano, che ha dato dignità storica alla religione cristiana, si convertirà a sua volta facendosi battezzare. Sulle convinzioni spirituali della conversione di Costantino, santo nella Chiesa ortodossa, si è lungamente dibattuto. Storicamente, l'avvicinamento dell'imperatore al cristianesimo rientra in una politica di rafforzamento dello Stato. La riorganizzazione dell'esercito, che apre ai barbari. La creazione di un saldo potere centrale, che ottiene divenendo imperatore unico con la sconfitta di Licinio e fondando una nuova capitale nel luogo dell'antica Bisanzio, che segna la supremazia dell'Impero d'Oriente. E non ultima, la volontà di porre fine ai conflitti religiosi in nome dell'unità dell'impero. Tutore della religione cristiana, Costantino interviene nelle controversie religiose. Inaugura il primo concilio ecumenico, quello di Nicea, più in veste di Pontifex Maximus che di credente. La sua immagine, infatti, verrà sempre accostata a quella del pagano Sol Invictus. La Chiesa cristiana, da vittima delle persecuzioni, diventa protagonista della vita religiosa e politica dell'impero. Costantino è un uomo che sta ancora cercando la sua strada. Sente che il cristianesimo è il futuro, che il cristianesimo sarà la forza vincente del domani e cerca di sfruttarne abilmente le prerogative. Tiene al proprio servizio i vescovi, li nomina come amministratori e colora di politico la loro missione religiosa. Crede nel Dio dei cristiani, ma contemporaneamente mantiene la carica di Pontefice Massimo, che era la carica principale della religione pagana romana tradizionale. Fa di Roma il centro del mondo, gettando le fondamenta della Basilica di San Pietro, che sarà il punto di gravità permanente della cristianità, ma intanto costruisce ad est una nuova capitale, Costantinopoli. Sente di avere la missione da Dio di unificare l'impero, ma lo spezza in due tronconi che seguiranno destini completamente diversi.